trovo, fratelli e sorelle, nella Basilica del Santo, nella sontuosa Cappella delle Reliquie, che venne costruita apposta all'inizio del 1700 per conservare i preziosi reliquiari del santuario. La storia ci tramanda che le sacre reliquie si trovavano prima nella sacrestia della Basilica e che il 20 giugno 1745 vennero portate nella nuova cappella dopo un solenne rito presieduto dal Vescovo di Padova, Cardinal Carlo Rezzonico, che successivamente sarebbe stato eletto Papa con il nome di Clemente XIII. Ma ora voglio farvi vedere qualcosa di molto interessante. Seguitemi. Eccomi qui. Oggi vorrei soffermarmi su alcune reliquie che sono state rinvenute assieme alle casse che custodivano i resti mortali di Sant'Antonio. Qui vediamo i due splendidi drappi tessuti con fili d'oro che coprivano le casse. Provengono probabilmente dalla Sicilia, dove era fiorente la produzione di tessuti durante la dominazione araba. Gli studiosi hanno affermato che dovevano già coprire la cassa dove Antonio fu sepolto nel 1231, cioè immediatamente dopo il suo funerale. Dato l'enorme valore di questi tessuti, si ipotizza che siano stati donati dalla cattedrale di Padova. I frati, infatti, nella loro povertà non potevano di certo permetterseli. Qui al centro della Cappella delle Reliquie possiamo vedere la tonaca francescana con la quale Sant'Antonio è stato sepolto. Dato il tanto tempo trascorso, l'abito è stato ritrovato in pessime condizioni, ridotto tutti a brandelli, e ci è voluta tutta la pazienza di un'esperta di tessuti proveniente dalla Svizzera per cercare di ricomporlo almeno parzialmente. È un abito di stoffa povera, di color grigio scuro, l'abito che usavano i contadini e la gente semplice, ed è il segno caratteristico della scelta che Antonio aveva fatto nel 1220, quella di seguire il Signore secondo la regola di San Francesco. Pensate che lo stesso San Francesco aveva voluto e disegnato l'abito a forma di croce per ricordare, anche esteriormente, l'amore di ogni frati per il Vangelo e per il Signore Gesù. Antonio aveva scelto la vita religiosa quando aveva circa 15-16 anni ed era entrato nell'ordine dei canonici regolari di Sant'Agostino. Diventato poi sacerdote, ebbe l'opportunità di conoscere 5 frati francescani diretti in Marocco, che vennero successivamente martirizzati. Fu proprio davanti alle loro reliquie, le loro spoglie portate a Coimbra, dove lui si trovava, che aveva preso la decisione di diventare frate francescano. Del francescanesimo lo colpivano soprattutto due aspetti: la povertà e lo spirito missionario. Per lui povertà significava soprattutto mettersi nelle mani di Dio, fidarsi completamente della divina provvidenza. A questo amore per la vita povera, lui seppe però anche aggiungere di proprio una strenua difesa dei diritti dei poveri contro tiranni, usurai e tutti coloro che approfittavano della povera gente. Insomma, francescano sì, ma anche grande difensore del valore della persona. Altro aspetto importante che lo spinse a diventare frate francescano fu la possibilità di poter portare a quante più persone possibile il messaggio dell'amore di Dio. Antonio riusciva a conquistare tutti, di sicuro con la sua straordinaria conoscenza della Sacra Scrittura, ma soprattutto con la sua capacità di arrivare al cuore della gente con la forza e la dolcezza delle sue parole e con la santità della sua vita. Da quanto possiamo dedurre dalla lettura del Vangelo, la devozione delle reliquie doveva essere viva già al tempo di Gesù. Vi ricordate il famoso episodio della donna che soffriva di perdite di sangue? La protagonista è una povera donna che, esclusa e umiliata per la sua condizione fisica, al punto di non poter osare neppure di apparire in pubblico. Per di più, secondo le prescrizioni religiose del tempo, la sua condizione, la sua malattia, la rendeva impura, cioè intoccabile. Ma lei ha fede e crede che se potrà anche solo toccare il mantello di Gesù, guarirà. Crede cioè di poter guarire se avrà la possibilità di toccare qualcosa
che è venuto a contatto con il sacro. E così avviene. Raccolti in preghiera davanti all'abito francescano di Sant'Antonio, con la stessa fede della povera donna che toccò il mantello di Gesù, preghiamo ora per il perdono dei nostri peccati. Caro Sant'Antonio, nel predicare il Vangelo hai sempre proclamato che Dio perdona i peccatori e comprende la nostra fragilità. Aiutaci a riconoscere i nostri peccati e a confessarli al Signore e ad agire da persone sempre attente agli altri e pronte a perdonare.